Siamo persone che sono impegnate da tempo per la difesa dei beni comuni, per il lavoro, per il sostegno delle economie locali e abbiamo deciso di sfruttare l'occasione elettorale per fare qualcosa di nuovo, di potente in questo territorio che noi amiamo e che è abbastanza svilito per quanto riguarda le risorse che ha a disposizione. E abbiamo alcuni filoni principali che proponiamo e su cui insistiamo particolarmente, che sono la partecipazione, perché al giorno d'oggi non è più pensabile che un'amministrazione prenda decisioni un po' alla cieca, poi scopra di aver scontentato tutti. E poi c'è tutto il filone delle economie locali, no? Noi abbiamo risorse molto belle, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, e si possono fare con poco sforzo mettere in piedi dei meccanismi virtuosi che coinvolgano produttori locali e famiglie con sistemi tipo i gruppi di acquisto solidale, la banca del tempo in cui ci si aiuta vicendevolmente, centrali del dai e prendi dove si possono scambiare e riparare oggetti e vestiti che non servono più. E in questo momento in cui ci sono tantissime persone che perdono il lavoro anche magari a 50 anni, attivare sistemi di questo tipo ci sembra non soltanto furbo ma necessario e non riusciamo a spiegarci perché non siano ancora state fatte, perché costa veramente poco al comune. Poi c'è tutto il filone della tutela dei beni comuni. Nel 2011 quasi il 65% degli aventi diritto ha votato per fermare la privatizzazione e togliere i profitti dall'acqua, ma poi questo comune, nella conferenza dei sindaci, ha continuato a difendere il profitto del privato, permettendo di aumentare molto le bollette dell'acqua e persino di chiuderla alle famiglie indigenti che non riuscivano a pagarla. Allora, questo non ha senso. Noi pensiamo che il sindaco debba stare dalla parte dei cittadini. Non è una cosa fantascientifica, si tratta semplicemente di avviare un percorso per la ripubblicizzazione del servizio idrico, è quello che ci chiedono i cittadini. Poi c'è tutta la questione della manutenzione, noi abbiamo fatto un grosso lavoro per metterci in ascolto sulle esigenze e le persone ci hanno manifestato alcune esigenze di alto livello, ma tantissimi chiedevano le cose semplici, la manutenzione, tappare le buche nelle strade, pulire le cunette. Perché altrimenti quando piove l'acqua non può defluire e si porta via le strade. Abbiamo visto quante frane ci sono state. Il taglio dell'erba, queste cose semplici, queste devono essere veramente all'ordine del giorno. E quello che succede purtroppo è che nonostante noi abbiamo delle ottime risorse interne, queste sono un po' mal sfruttate, oppure i lavori vengono dati in affidamento a terzi con procedure non esattamente trasparenti. Allora, questo bisogna cambiarlo. Abbiamo un territorio magnifico, ce ne dobbiamo prendere cura. Per quanto riguarda i candidati consiglieri che si presentano insieme a lei nella lista, Abbiamo persone di diversa estrazione, siamo relativamente giovani, siamo principalmente persone impegnate ma che non hanno mai avuto un ruolo nelle amministrazioni, ad eccezione di due che sono attualmente consiglieri, uno è Giorgio Bettinelli che era candidato con la lista di centrodestra e l'altro è Tonino Cancelliere che era candidato con la lista di sinistra. E abbiamo deciso di fare insieme a loro questo percorso perché ci sembrava importante mettere insieme l'entusiasmo dei giovani, le competenze e la memoria di chi invece ha vissuto il Consiglio Comunale.